anything can make you sick. Even the good can be a curse, curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, 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 back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Fly, 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 fly for this love. We gotta fly, fly, fly.
Simile Adriatica per la prima giornata di campionato, l'Albanova ha battuto l'Usacorropoli 1-0. Cominciamo a sentire qualche parere a caldo dopo questa partita. Abbiamo al nostro fianco un dirigente dell'Usacorropoli, Gianluigi Ricchioli. Allora, prima giornata, purtroppo una sconfitta per l'Usacorropoli, una promossa come l'Albanova, duello che riprende dallo scorso anno, anche stavolta è andata male per voi. No, anche questa volta, come l'altra volta, purtroppo abbiamo giocato, abbiamo fatto una buona partita, soltanto che purtroppo ripetiamo che quando ci cadono un po' di questa piano davanti, non riusciamo a fare la cosa, non insegniamo molto, però sono contento perché abbiamo giocato bene, con una bella squadra, sicuramente non possiamo pensare, per organizzare come l'anno scorso. Quindi tutto sommato non sono rispetto con gli anni, forse il risultato, perché tutto sommato quando si gioca bene non è un problema, il problema è quando purtroppo si gioca bene. Infatti abbiamo visto una partita abbastanza equilibrata, decisa da una punizione a favore dell'Albanova, e comunque non sa che ci è piaciuta la reazione nel secondo tempo, e forse è mancato qualcosa in quella cosa, siamo ancora in fase di rodaggio? Fisicamente chiaramente abbiamo un modellato negli ultimi 10 giorni, siamo anche un po' indietro in quella preparazione, però ripeto, sommato sono contento perché comunque abbiamo giocato bene sicuramente per un tempo, più di un tempo e mezzo, siamo tutto sommato di soddisfatti. Una domanda per chiudere, prospettive per questa stagione, per l'Usacorropoli che si affaccia per la prima volta nella sua storia in seconda categoria. Noi puntiamo a 9 crocette, questo è importante, poi a fare un discorso che abbiamo detto l'anno scorso, a coinvolgere più persone del paese, quindi giocatori di Corropoli. Noi abbiamo scoperto che è solo quella di coinvolgere più persone del paese e quindi fare un discorso locale, certamente sì. Sicuramente un bel progetto, quindi salutiamo Gianluigi, il mio vecchio compagno di squadra, un augurio, un bocca al lupo per la stagione. In bocca al lupo per voi, speriamo bene per la prossima. Grazie, ciao. Al nostro fianco Luigi D'Ascenzo, suo il gol decisivo, racconti di questa bellissima punizione. Punizione al limite, fallo procurato, mister. Siamo 2-3 che facciamo la punizione, me la sentivo, con Giurillo che è tra te di tirano, mi è uscito un tiro sotto l'incrocio, il portiere non ci è arrivato, è meglio per noi, partita sofferta però penso meritata. Una vittoria meritata sicuramente, giustamente sofferta come hai detto tu, ci sono margini di miglioramento ancora? Ma secondo me sì, siamo una squadra che è un nuovo, io sono uno di quelli. Il campionato è difficile, per loro è la prima volta, la seconda, il campionato è duro, però penso di possiamo fare buone prestazioni e ottime partite. Domenica prossima andiamo a Mezzana, è un po' difficile, conosci gli avversari. Conosco qualcuno, avendo giocato con gli altri anni, però adesso effettivamente non ho di più con gli avversari. Però penso che siamo una squadra che ha fatto la prima, quindi stando in seconda penso che hanno un organico abbastanza competitivo. Sicuramente in partita sarà una battaglia, dovremmo sapere le carte. Abbiamo le carte a regola, sì. Sicuramente. Sì. Possiamo fare un buon campionato, penso di ci dobbiamo delle soddisfazioni. Benissimo, ti ringraziamo ancora, complimenti per la prestazione del gol.